carta è più paziente degli uomini. Perché si spendono ogni giorno milioni per la guerra e nemmeno un centesimo per l'assistenza medica, per gli artisti, per i poveri. Perché gli uomini devono soffrire la fame quando in altre parti del mondo si lasciano marcire i cibi sovrabbondanti? Perché gli uomini sono così bassi? No, non credo affatto che la guerra sia soltanto colpa dei grandi uomini, dei capitalisti. No! La piccola gente la fa altrettanto volentieri, altrimenti i popoli si sarebbero rivoltati da tempo. Ce ne uomini? Ce ne uomini? Un impulso alla distruzione, alla strage, all'assassinio, alla furia. E finché tutta l'umanità non avrà subito una grande metamorfosi, la guerra continuerà. E tutto ciò che è stato ricostruito o coltivato sarà nuovamente distrutto e si dovrà ricominciare da capo. Sulle sorti della guerra. Ogni notte gli otto compagni si radunano attorno alla loro radio, ascoltando con ansia le ultime notizie e gli sviluppi sui movimenti delle truppe alleate. Esiste lei? Dell'invasione è che è la sensazione che ci stiano raggiungendo degli amici. Nell'intima bontà dell'uomo
Non posso costruire tutto